design molto particolare per la Lexus LM dietro di me, che è proprio il caso di dire che una vettura come lei proprio non c'è, quantomeno in Europa, dove è appena arrivata e dove è venduta solo a contratto anche in Italia. Adesso ve la racconto un po'. Ma inizio a raccontarvi di questa Lexus LM dall'interno della sua versione più costosa, la 4 posti da 155.000 euro in Italia, perché vedete che vi faccio vedere come si comporta. Innanzitutto io sono tranquillamente seduto tra i sedili e il mega schermo che ho qua dietro, questo fa capire quanto spazio c'è per le gambe, adesso poi vi faccio vedere. E poi il plus di questa versione è appunto lo schermo da 48 pollici con possibilità di inserire più prese HDMI per la riproduzione dei propri contenuti multimediali, in modo che questa auto perfettamente insonorizzata, perché qui c'è il separatore dalla parte anteriore, diventi un vero e proprio salotto ufficio o addirittura cinema su quattro ruote. E vedete che sì, io, come ripeto in qualsiasi video, sono alto più di 1,94 m, addirittura per la prima volta nella mia vita non arrivo a toccare la parte anteriore, segno di quanto spazio c'è in questa vettura. E lo schermo è proprio pensato per essere come il salotto di casa, con due, in questo caso, telecomandi, ovviamente uno per passeggero, dove poter andare per esempio a impostare il volume, ma anche a scegliere che cosa riprodurre, perché qui con l'HDMI è possibile collegare veramente qualsiasi dispositivo e quindi scegliere che cosa fare, se riprodurre il computer per lavorare meglio, fare videochiamate, oppure giocare o ancora vedersi un film in tranquillità. Ah, ovviamente non poteva mancare il frigo bar. Giusto per parlare ancora dello spazio che c'è, adesso mi sono addirittura sdraiato in tutta la mia lunghezza, ma volevo farvi vedere che, come al solito su Lexus, c'è l'impianto audio Mark Levison, che in questa versione da 4 posti arriva a 23 speaker per un'esperienza immersiva davvero particolare. La seduta delle poltrone è davvero confortevole e personalizzabile, tra l'altro anche massaggiante, e superiore a qualsiasi business class di aereo per l'esclusività. Lei viene definita una minivan, ma tanto mini non è. Supera di gran lunga i 5 metri di lunghezza e dentro ci si sta comodissimi. Ma non chiamatela furgonetta, perché lei sorge su una piattaforma pensata per le auto, la GAK del gruppo Toyota, ovvero la stessa su auto che abbiamo già conosciuto bene, come la Lexus NX, al cui test drive approfondito vi rimando qui, e la più lussuosa Lexus RX. Persino io, che sono molto alto, risulto piccolino di fronte a questo muso imponente, perché sì, il design è molto particolare. Questa versione, diciamo, adotta tutti i nuovi stilemi che abbiamo visto sulle ultime Lexus ed è molto elegante, ma con questo muso imponente, soprattutto in questa colorazione, diciamo che si fa notare. In Italia arriva con un solo allestimento Luxury e 4 colorazioni disponibili. All'anteriore invece abbiamo la classica clessidra di Lexus, ovviamente ingigantita, e dei fari molto scenografici all'anteriore quanto al posteriore, che si vedono molto bene di notte. Parto subito dicendo che in Italia ed Europa questa macchina si prende solo a contratto, e questo già dà un'idea dell'esclusività di questo mezzo molto particolare, pensato in particolar modo per un utilizzo business ai massimi livelli, quindi per un trasporto persone di livello executive, mi riferisco a imprenditori, mi riferisco a ospiti di altissimo livello, ma anche trasporto VIP. Per farvi un'idea, Lexus è sponsor del Festival di Venezia, del Cinema di Venezia, per cui si parla di quel tipo di ospiti che, come vi ho fatto vedere, soprattutto in questa versione 4 posti, che è la più esclusiva, possono godere veramente di un ambiente che riproduca tanto il loro salotto quanto il loro ufficio per potersi vedere film oppure anche lavorare in tutta tranquillità e con la massima visibilità. Ma anche lato guidatore, per quanto chi compra questa vettura magari non tende a guidarla, comunque anche chi la guida gode di tanto comfort. L'impostazione non la sarò troppo a descrivere, perché è la stessa di Lexus NX e del RX, quindi tutte le ultime novità di Omo Tenashi, il concetto a cui si rifà Lexus nella progettazione dell'abitacolo. Massimo comfort, soprattutto per una plancia orientata al driver, molto semplice da utilizzare anche per quanto riguarda
la selezione delle modalità di guida, eccetera, è tutto sotto controllo. Quello che più mi preme raccontare è il sistema Lexus Safety Plus di serie, ovviamente con anche un livello di guida autonoma avanzata, proprio per mettere in sicurezza tutti, dal conducente agli occupanti posteriori. Per esempio, l'auto può riconoscere dei comportamenti anomali di chi guida o delle posizioni anche di guida anomali del conducente, che può aver avuto un malore, quindi mettere da sola le quattro frecce e accostare. Questo per dare un'idea dell'avanzamento tecnologico per quanto riguarda i sistemi di sicurezza Lexus, perché per il resto ovviamente è un'auto estremamente confortevole, che dà comunque un buon piacere di guida, anche grazie per esempio in questo caso a delle soluzioni che sembrano piccole ma molto di impatto. Per esempio il climatizzazione con sistema Nano X, che va a creare l'ambiente perfetto in base a, diciamo, apertura o chiusura del rooftop, del tetto panoramico e via dicendo. Un sistema ibrido, ovviamente, qui abbiamo 250 cavalli e con una taratura delle sospensioni, devo dire, piuttosto morbida. L'ho provata più da passeggero che da conducente, ma da passeggero devo dire che invoglia molto al rilassamento. Anzi, l'unica forse stonatura è che i sedili sono sulle ruote posteriori, quindi quando si capita in dossi o buchi particolarmente pronunciati effettivamente qualcosa si sente, ma nulla di male. Anche perché lato guidabilità e comfort, qui non abbiamo una conversione di un veicolo commerciale come il Toyota Proace per esempio, ma nasce sulla piattaforma GAK e quindi è molto imparentata con Lexus NX ed RX, con cui condivide anche il sistema di propulsore e condivide anche una certa maneggevolezza nonostante dimensioni e stazza di questa vettura.